Il 2017 sarà un anno di grandi cambiamenti per Rimini. Il sindaco Andrea Agnassi si sfrega le mani in conferenza stampa nell'annunciare i tanti progetti che daranno un nuovo volto al borgo romagnolo. A cominciare dal Museo Fellini, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro, 18 milioni per la riqualificazione delle periferie e poi senza dimenticare il completamento del nuovo impianto fognario che chiuderà definitivamente gli scarichi dei liquami in mare. In agenda anche interventi importanti sulla viabilità, 20 milioni per la messa in sicurezza della statale 16 Adriatica e poi il trasporto rapido costiero. Insomma, una nuova idea di città, ha sottolineato il sindaco Agnassi, che auspica anche una stretta collaborazione con i privati. Ci siamo conquistati delle risorse con anche la visione, lo sguardo, un po' l'incoscienza, l'idea di andare a giocarci la partita in Europa, a Roma. Arriveranno 10 milioni per il Museo Fellini, che avrà tre gambe, la Rocca Malatestiana, il Fulgor, e tra il Fulgor e la Rocca questo spazio urbano che verrà riqualificato ulteriormente, anzi definitivamente. Oppure la notizia è che 18 milioni per l'intervento sulle periferie. Questo vuol dire che noi metteremo mano alle strade, ai luoghi abbandonati. Le nostre periferie molto spesso sono, essendo una città lunga sul mare, no, nella zona sud e nella zona nord, Rimini è tra i 120 progetti, 120 comuni finanziati. Stiamo parlando di 18 milioni 2017-2019. Penso ai 31 milioni che, grazie alla Regione, un accordo con la Regione, il Presidente Bonaccini, il Ministro Delrio, consentiranno sull'asse della Statale 16, da Torre Pedrera, quindi da Grazia Verenin, Torre Pedrera, fino a Miramare, di intervenire per fluidificare questa strada, che non è più una strada statale adriatica ma è una strada statale urbana, cioè passa nel centro della città, e lì faremo degli svincoli rotatori. Sarà l'anno del rapporto col privato, Parco del Mare. Non dimentichiamocelo, Rimini è una città di pendolo, no? Grandi dibattiti, poi ci si dimentica, stiamo facendo le fogne. 2017, 18, 19, 20 saremo la prima città che chiuderà tutti gli scarichi a mare. Noi abbiamo fatto sempre solo questo, seminare dei cantieri, delle cose per Rimini, non per una parte, per un partito.